puntata del nostro FIFA 20, dove ci andiamo a giocare gli ottavi di finale con i Wolves, Wolverhampton, come si chiama la squadra, qualcosa del genere. Che gioco è? FIFA 20, molto bene. Abbiamo messo la rosa di titolare perché poi avremo uno stacco in calendario per le partite delle nazionali, in cui saranno impegnati molti nostri giocatori, e poi ci sarà il ritorno del campionato con il Napoli. All'andata abbiamo vinto 1-0 con il Wolves, vediamo di giocarci questo ritorno e di andare ai quarti. Andiamocelo a giocare. Grazie a tutti di seguirci, mi raccomando, restate con noi che ci abbiamo alla fine anche di questa stagione. Vediamo di giocarcela al meglio. Ignacio non è in un grandissimo periodo di forma, dobbiamo vedere la verità. È un po' di tempo che non segna. Anche Foden non sta giocando molto bene in questo periodo di stagione. Cerchiamo di fare il meglio che possiamo. Via, facciamo gli allenamenti. Un minimo, giusto così per fare qualcosa. Premi option per giocare. Giochiamo. Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come Non si si è parlato comporteranno le due d'altro, squadre speriamo nel di momento della verità. portare a casa una bella Match vittoria che si disputerà sotto la pioggia, e non certo a proseguire condizioni ideali, poi la molto dipenderà nostra dalla tenuta del corsa terreno. Un verso, saluto da Pierluigi Pardo e Stefano speriamo, la Nava, finale e pronti anche a la Coppa, raccontarvi in perché diretta l'anno le emozioni di scorso questa sfida. Giorno di verdetti per la ci guardia siamo d'Amico, chi conosce appositamente, infatti il nome della abbiamo squadra che rinunciato arriverà ai quarti. appositamente Di scena Torino alla e Champions Wolverhampton. per poter Primo round, giocare in Europa saputo dai League, perché la nostri ospiti, prima andranno a stagione non scendere in volevamo. campo concentrati se vogliono andarsi a prendere la qualificazione. Gran palla in mezzo. Attenzione, E pericolo. c'è Foden E Torino va a subito! segno. 1-0! Si vede che Foden mi ha sentito, eh? Grande Foden. Phil Foden porta in vantaggio in Sono Torino dopo portati avanti, 2 adesso è una doppia minuti. sfida, dovranno difendere questo risultato. Ed ecco dunque arrivato il Molto primo gol bene. dell'incontro, 1-0. Sono molto contento che si sia sbloccato Foden. Tra l'altro, grande passaggio di Igne. Aranguiz, João Moutinho, Cutrone, Palacios, Baselli, Vai Baselli, 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 avanza Baselli, Birilli, là da dentro Perigno, pericoloso, anticipato bravissimo all'ultimo Birilli. momento Igna. Un culo sulla palla. In difesa siamo molto scoperti, ma tanto ce la stiamo comunque giocando Palacios, in vantaggio. Pussi, Ignacio, Igna, occhio a questo arbitro, vede ancora ancora l'occhio di lì, Foden, la Palacios mezzala ci già afferrata. prova. L'attaccante si è trovato a tu per tu col portiere, ha calciato forte, poteva fare sicuramente meglio qui, anche se la palla non è uscita di molto. Palacios, buona lettura del difensore su un Più che brutto buona lettura passaggio. difensore, direi passaggio schifoso di Palacios. João Moutinho. Mago Giuoni, come dice Ronchi. Prende Mago tutto il Giuoni. campo con questo lancio. Buon possesso palla, cercando spazi. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Palla interessante dello spazio. Zaza, Zaza. Zaza, va il cross Destro verso il Zaza, centro. Igna schiaccia Grande di punta poco per lui questa fuori. tirata che è terminata lontana dai pali. Ma credo l'abbia colpita con la parte alta, non con la fronte. Johnny. Ruben Neves. Baselli. Palacios. Si avvicina all'area. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Ostruzione. Igna non scatta neanche in questa partita. Igna. Baselli. Buona l'intuizione qui. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Ottimo intervento, senza Ottimo urlo. intervento, confermo. Intanto rivediamo il tentativo precedente. Occhio al tiro della bandierina.
Non un granché qui l'intervento del difensore. Azione interessante questa, attenzione. Conclusione curata. João Moutinho. Gara che si disputa sotto la pioggia e questo potrebbe incidere sulla prestazione delle squadre. Il terreno di gioco sembra comunque buono, anche se cominciano a formarsi delle pozzanghere qua e là. 36esimo. Jimenez. Johnny. Father Raul. Controne. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. C'è campo per andare, attenzione. Ha spazio per andare. Bussetto e il portiere. E che cosa ha fatto Igna? Da mostrare ai ragazzini. Si sblocca Igna con sforbice in area. Sfortunato qui il portiere. Il pallone è finito proprio sui piedi. Si sforza Igna. Pizzalala! Dentro lì. Grande Igna, bentornato tra noi. Grande Nacho. L'allenatore può essere soddisfatto, direi. Può essere soddisfatto, si è sbloccato Igna, grande Igna. Vai Igna. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Jimenez. João Moutinho. Ruben Neves. Cutrone si libera del marcatore, interrompe bene l'azione. Jimenez, Sirigu para senza problemi. Attenzione, passa il difensore, va solo verso la porta. Che bravo il portiere qui che salva. Una parata eccezionale, Pieri. Il risultato che non cambia. Pallone in mezzo. Palla che rimane ancora lì, pericolo. Bomba! E dopo la fine della prima frazione, dunque... Va bene, Igna, dai. È stanco, Igna. Non sta passando un buon periodo di forma, Igna. Comincia il secondo tempo, mentre la pioggia non accenna certo a diminuire. Ruben Neves. Bussetto. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Prova a cambiare gioco con questo lancio. Jimenez. Johnny. Questo è il prossimo avversario dei padroni di casa nel prossimo turno di Serie A. Ottima occasione. Bussetto! 2! Un gol da grande opportunista. È riuscito a liberare. Un gol da grande giocatore, non da grande opportunista. Dai Igna! Sfonda la rete! Un da grande opportunista, guarda cosa ha fatto! Guarda che passaggio dentro! Guarda l'Igna! La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Ora conducono per 3-0. Continua ad avanzare. Yeray. Scelgono ancora il tiki-taka. Azione che sfuma, pallone che torna agli avversari. Nulla da fare. Pallone interessante. Ottima la chiusura. Ferma l'azione. Ottima la chiusura. Ho voluto fare una giocata per riaprirla sulla fascia, ma... in buona posizione. Bello, palla buona per Belotti. Buona l'uscita del portiere. Era fuori gioco. Era fuori gioco. Ciao Davide, benvenuto. Siamo riusciti a fare una buona partita con Igna, finalmente, che si è sbloccato. Mi ha fatto una bella doppietta. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Bravo qui a smarcarsi. Buon pallone filtrante. Sì. Torino va a segno. Baselli.
E sono quattro, signori. E non finisce qui. Hashtag e non finisce qui. E si andiamo, e andiamo agli ottavi. Sì, cambiamo il Foden che si stanca presto. Ha fatto un'ottima partita, Foden. Finalmente è tornato. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Baselli, anche lui, finalmente. Baselli, diamo un senso a 4-0 questo e partita che sembra Baselli. ormai in cassaforte. Diamo un senso a Baselli, ragazzi. Giocatore su cui punto molto insieme a Berenguerra per il Cambio Torino della negativo prossima passerà stagione. oltre. C'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. C'è anche Joao Andre che Felipe. sta facendo il suo Prego, chissà Minecraft, ha il costruito possesso una di casa palla. bellissima. Diamo Guarda un po'. un senso a questo Zaza. Belotti. Zaza. Questa è la mia casa. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Fabio. Apre il fare gioco, traversione al centro. Gol solo sfiorato qui, da gol apprezzare il gesto sfiorato, tecnico, ma per conclusione niente. potente ma Vabbè, facciamo leggermente uscire Baselli che imprecisa. si merita Mamma mia, l'ovazione però del bisogna notare che pubblico. fantastica. Palla che è uscita non di molto. Buona la sua Questo è un bug che prestazione, probabilmente con sfruttando l'ultimo quello che non ha patch tradito hanno certamente le sistemato, attese. dove la Nkulu. squadra sale sul rinvio del portiere. Pussetto. Cerca l'imbucata per il compagno. Bravo il portiere, smetta il pericolo. Rimessa laterale per il Torino. È in buona posizione. Buono questo passaggio. Respinta col Angolo. corpo. Non lo cambio, Igna. Non ti cambio, Igna, non ti Punta il preoccupare. corner. Mette il pericolo e allontana. Attenzione al tiro. Conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. No, sì, non è uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Ignacio è stanco, ma tanto poi c'è la Cambio pausa, orientato probabilmente quindi non dalla c'è nessun montagna problema per per trovare Igne nuove energie. a rimanere in Bisogna fare i campo. conti con la stanchezza per non arrivare in fondo senza benzina. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Palla consegnata agli avversari. Un 4-0 senza appello, quello che sta maturando quando siamo ormai giunti con questa palla, punta alla porta. Ricci! Ed Ma è dentro gli hashtag e non facile finisce rete, qui! ma con sempre una bella rete, grande Anche conclusione. con la primavera segniamo! Wolfies a casa e questa è la vostra liquidazione! Si sono portati in vantaggio nella Che doppia gridi sfida, però manca poco pazzo! alla fine. Grande Ricci. 5-0, partita assolutamente in cassaforte. Una In sola strada in cassaforte, campo. fuori dal mondo. Matteo, quanti minuti ci separano alla fine del match? Andiamo Si va agli a Bordocampo. ottavi col Ultimo giro di lancette botto. per chiudere questi 90 minuti. Bene, Matteo, grazie. Occhio che guadagna metri. Scusate. Buon intervento difensivo. Così può Si va agli passare, ottavi però col si rischia di lasciare andare i botto. festeggiamenti. Doppietta Solo di posso Igna, gol di e Foden, che dire Pietro, avendo una Baselli e missione da Ricci. compiere, centrare la qualità. Signori, si va ai quarti. Foden ha giocato bene. Facciamo un'intervista dopo partita, anche se era certamente molto, direi molto poco. Chi ci becchiamo? L'Inter. Abbiamo l'Inter. Il Marsiglia in giro ancora. Godiamoci questa intervista dopo partita, partita straordinaria in cui abbiamo recuperato finalmente Igne. La ringrazio per aver accettato di venire ai nostri microfoni. Ma sinceramente oggi Zaza non è che non è stato eccezionale. Io direi restiamo con i piedi per terra. Pussetti è stato protagonista, grande. Un'ottima prestazione nel complesso.
dobbiamo rimanere concentrati. Grazie ancora per il suo tempo. Prego, arrivederci, è stato molto bello. Eccoci qua, grazie di essere stati con noi su Ignacio Channel, è stato un piacere vedervi. Con questo 5-0 festeggiamo sicuramente il passaggio ai quarti di finale, anzi possiamo già vedere forse se sono uscite, chi dobbiamo rincontrare. Sì, abbiamo il Chelsea, ai quarti di finale abbiamo incontrato il Chelsea. Non una particolare settimana molto, molto facile, perché c'è il Napoli, poi c'è la Juventus, il Piemonte Calcio e poi abbiamo il Chelsea. Poi c'è una piccola pausa col Brescia e ritorno col Chelsea. Quindi in 10 giorni in pratica ci giochiamo buona parte degli sforzi fatti fino adesso. Grazie di essere stati con Ignacio Channel, a presto col proseguimento della nostra carriera. Ciao Ignaciani!